Domani il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, incontra il procuratore generale di Cairo per il caso Regeni. Girano le voci sul coinvolgimento dei servizi segreti egiziani. Secondo i giornalisti, Giulio Regeni sarebbe stato torturato. In Italia non esiste reato di tortura, quindi gli italiani stessi stanno scagionando dalla responsabilità penale chi aveva causato la morte del giovane ricercatore. Anche i servizi segreti italiani hanno certi metodi non condivisibili, dei quali i giornali non parlano. Pure gli italiani hanno tanti modi per far sparire i cittadini scomodi. Se i soggetti i quali giocano lo Stato non riescono a zittire chi tocca loro, fanno creare false identità nel database del Ministero dell'Interno in modo che le istituzioni possano scagionarsi dalle responsabilità evocando che non era quella persona la destinataria di certe violenze e abusi. Gli agenti creano e forniscono false informazioni a chi sta al vertice delle istituzioni in modo che i capi possano giustificare i loro silenzi. Se la vittima resiste, ci sono mille modi per ammazzare una persona. Il miglior metodo è comprare diagnosi psichiatriche e sanitarie corrotte a seguito delle quali i medici creano artificialmente malattie mentali e organiche alla vittima somministrandole potentissimi psicofarmaci con i quali i medici conniventi possono far scaturire il suicidio nel caso che la vittima sopravvivesse ai trattamenti sanitari obbligatori. Se queste azioni fossero accompagnate dal divieto di rivolgersi alla pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale, anche oltre confine, non ci sono più ostacoli che frenassero le violenze degli agenti. Gli agenti dei servizi segreti italiani possono commettere tutti i reati. Poi gli agenti vengono formalmente processati, ma non subiscono alcuna conseguenza dalla condanna sceneggiata. Tutto il mondo sa che il governo italiano ha acquistato il programma Galileo da Hacking Team di Milano. Attraverso questo programma, gli agenti delle forze dell'ordine entrano invisibilmente nel computer dei cittadini, creano false prove al fine che i magistrati possano condannare le vittime sulla base delle false prove create dagli sbirri. Parlo di mia esperienza diretta, documentata, non per sentito dire. Dal 2009, a seguito di una mia iniziativa, è nato un gruppo di vittime di magistrati. Il 4 dicembre 2009, alcuni del gruppo abbiamo partecipato al seminario del Consiglio Superiore della Magistratura nel primo Salone della Giustizia di Rimini. Il presidente della Corte di Cassazione di allora, Vincenzo Carbone, ci ha dato la parola senza filtro. Sono volate accuse pesantissime nei confronti di certi magistrati che trattavano i casi concreti rammentati. Lo Sky TV ha ripreso e ha trasmesso il nostro intervento. Non è piaciuto per niente la pubblicità negativa ai magistrati coinvolti, soprattutto il mio intervento. Pochi mesi dopo, il dottor Carbone è stato fatto pensionare con una scusa banale di un'inchiesta giudiziaria che non ha avuto alcun seguito. Il 27 settembre 2010 abbiamo organizzato la prima protesta contro i magistrati davanti al Montecitorio.
Le forze dell'ordine hanno identificato solo poche persone, tra le quali me, ma sapevano già che rappresentavo io la persona più pericolosa per i magistrati, anche a seguito della mia preparazione in materie giuridiche. Da quella manifestazione è nato il Comitato Spontaneo di Cittadini contro la Malagiustizia. Il 1 dicembre 2010 i servizi segreti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Claudio Larghi, sequestrando l'elenco in cui figuravano i nomi delle 52 persone le quali si erano presentate al primo giorno della manifestazione di Roma. Gli agenti si erano interessati particolarmente a me e a Mario Brogli Montani perché solo nei casi di noi due ci sono coinvolte persone che assolvono funzioni ai massimi vertici della magistratura e dello Stato. Mario rappresentava un pericolo indiretto che consisteva nelle informazioni diffuse in rete, perché lui si era trasferito in Argentina appena aveva percepito il pericolo che correva in Italia. Io invece sono rimasta e non mollavo. Gli agenti delle forze dell'ordine e i magistrati hanno creato false accuse a mio carico in modo che io risultassi un soggetto pericoloso anche se non avevo mai subito condanne penali. Sono apartitica, ma i politici e i magistrati mi hanno usata per la lotta tra il PD e la destra di Berlusconi, benché la destra e la sinistra abbiano uguale responsabilità nei casi di corruzione in cui gli italiani mi avevano trascinata come vittima quasi 30 anni fa. I pochi magistrati che si erano schierati alla mia parte sono stati tolti di mezzo. Toni Piero, procuratore capo di Prato, è stato fatto pensionare. Il giudice di pace Antonio Rotolo è stato comprato. Il mio amico dottor Tindari Baglione, procuratore generale di Firenze, mi ha protetta finché poteva, diventando lui stesso pericoloso per tanti magistrati e politici. Ovviamente, un procuratore generale non poteva essere fatto passare per un pazzo pericoloso. Pochi mesi fa il Baglione è morto, quindi nessuno mi difende più. Se il Regeni fosse stato veramente venduto, io da anni sono oggetto di compravendita tra magistrati, avvocati e tra tutti quelli che sono in possesso delle informazioni sufficienti per ricattarsi l'uno con l'altro. Non dico che subisco vari tipi di tortura dagli agenti delle forze dell'ordine e dai magistrati, proprio perché non voglio scagionare i miei aguzzini dai reati che commettono con le violenze fisiche e psichiche alle quali mi sottopongono continuamente nella consapevolezza di non poter essere puniti. Giuseppe Pignatone conosce molto bene le due vicende di corruzione scandalosa organizzate dai menti pensanti che sono sul tavolino di tutti i magistrati nell'attesa di essere spolverate. Mi viene in mente che il presidente brasiliano Lula non ha voluto estradare Battisti perché sapeva che i magistrati italiani non rispettano la legge e non riconoscono i diritti di difesa agli imputati. Io, per ora, sono viva, ma non lo è il povero Regeni. Perché il Pignatone non spazza lo sporco in casa sua prima di andare a spazzare nella casa degli altri? Sarebbe da chiarire se il Tindari Baglione sarà morto da sé
o sarà stato aiutato a morire se fosse morto veramente. Non vorrei che i magistrati italiani confondessero i magistrati egiziani onesti.